La nuova generazione di otoiatri italiani parte anche con il 105° congresso SIO, in cui è stato fondato ufficialmente un gruppo che si chiama GOS, Giovani Otorinolaringoiatri della SIO, che è rappresentato dal dottor Alfonso Scarpa dell'Università di Salerno e dal dottor Pasquale Capasso del Monaldi di Napoli. L'obiettivo di questo gruppo è quello di creare un'iniziativa interna alla società scientifica che possa proporre e promuovere le istanze dei giovani. Quali sono gli obiettivi e cosa potete dire adesso che è stato ufficialmente presentato questo progetto? Sì, grazie della domanda. Il gruppo Giovani Otorinolaringoiatri quindi si propone quello di in qualche modo unire e convogliare quelli che sono i giovani under 40 all'interno della Società Italiana di Otorinolaringoiatria. Infatti è una delle cose che abbiamo ribadito all'interno della nostra assemblea costituente, qui al 105° congresso nazionale della nostra società, dove in pratica noi andiamo in qualche modo a mettere insieme tutti quanti i giovani iscritti alla Società Italiana di Otorinolaringoiatria. Infatti questo l'abbiamo più volte ribadito, è un prerequisito quello di iscriversi. Ovviamente il nostro scopo è quello lì di in qualche modo sviluppare nel tempo tutta una serie di obiettivi che verranno raggiunti di volta in volta, che riguardano appunto la formazione, che riguardano la ricerca, che riguardano in qualche modo la possibilità, per esempio, di poter frequentare dei reparti di eccellenza che abbiamo in Italia, facendo sì che i giovani possano avvicinarsi sempre di più a questo mondo dell'otorinolaringoiatria. E qui con noi, qui con me, c'è il dottore Capasso che è stato un po' l'anima della costituzione del nostro gruppo. Il dottor Capasso ieri ha cercato di stimolare nell'auditorio presente proprio, addirittura ha detto dobbiamo svegliarci. Questo significa che in potenza siete tanti, quindi il vostro gruppo potrebbe addirittura arrivare ad incidere sulle scelte, sulle decisioni della società stessa. Quindi l'obiettivo è alto. Come pensa che potrete raggiungerlo e soprattutto, quali sono le modalità che vi siete proposti? Bene, sì, ieri è risuonata la parola risveglio delle coscienze. È importante che i giovani otorinolaringoiatri smettano di lamentarsi, si rimbocchino le maniche e si diano da fare. Noi con Alfonso abbiamo messo a punto un acronimo che è il modello CAPRI. Il gruppo deve portare avanti la condivisione, l'appartenenza, la regionalizzazione, la partecipazione e l'identità. Questi sono i cinque hashtag che vorremmo lanciare nella prossima campagna di comunicazione. Il gruppo avrà una struttura a due colonne con una formazione di delegati regionali che rappresentano per macro area quello che è la territorialità degli under 40. E l'altra colonna sarà formata dai comitati di interesse. I comitati di interesse sono quattro: ci sarà un comitato di ricerca e formazione, probabilmente il fiore all'occhiello del gruppo stesso, un altro comitato che abbiamo definito Congresso Nazionale che si occuperà della presenza dei giovani all'interno del congresso, il comitato comunicazione e rapporti intersocietari e per ultimo, ma non per ultimo, il comitato medicina assicurativa e management sanitario. Abbiamo in questa fase sperimentale stabilito dei nomi che possano rappresentare all'interno dei comitati il punto di partenza e lo slancio iniziale. Non sono ancora stati ancora chiariti i delegati regionali perché siamo in attesa che la società madre esprima le proprie sezioni per poter poi avanzare la richiesta alla società stessa che il nostro delegato regionale sia presente all'interno del Comitato regionale SIO. Il tutto è chiuso da una figura di coordinatore e di un vice coordinatore che dovranno sostanzialmente omogeneizzare le attività del gruppo. Venendo ai contenuti, le problematiche di un giovane otorinolaringoiatra oggi in Italia quali sono?
Beh, allora, le problematiche principali sono sicuramente rappresentate dal fatto che i giovani, il più delle volte, superato quello che poi è in qualche modo l'esame di specializzazione, quindi una volta specialista, si deve trovare in un mondo dove il lavoro non è sempre quella che è la normale e quella che è la facile portata di tutti quanti. Ricordiamo che soprattutto per lavorare in aziende, per lavorare in strutture pubbliche, c'è bisogno ovviamente che vengano attivati dei concorsi. E il più delle volte in molte regioni, soprattutto al sud ovviamente, abbiamo una difficoltà in quanto effettivamente non vengono attivati e quindi più delle volte il giovane si trova a dover aspettare moltissimo tempo prima di poter poi accedere quindi alle strutture, prima di essere appunto uno strutturato. Questa è una delle problematiche principali. Altra problematica è quella della formazione, perché sappiamo bene che per tutta una serie di problematiche a livello nazionale i giovani durante il loro corso di specializzazione non sempre riescono ad seguire tutta una serie di quelli che sono degli obiettivi, diciamo così, da raggiungere per la loro formazione, per cui questa cosa viene poi successivamente procrastinata. E quindi uno dei nostri obiettivi è quello di prendere questi neospecialisti e portarli a far raggiungere in maniera anche rapida tutta una serie di qualche modo, se possiamo dire così, di obiettivi, di target e qualche modo che riguardano soprattutto quella che è la formazione. L'avventura quindi è cominciata, il presidente Cassandro ieri vi ha proprio dato la sua benedizione, esattamente. E quindi rivolgendovi a colleghi vostri che potrebbero far parte di questo gruppo, cosa volete dire a livello di invito e anche quali sono le modalità per aderire? Allora, l'adesione è davvero semplice. Basta iscriversi alla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e automaticamente si può aderire al gruppo. È quindi fondamentale ricordare e ribadire questo concetto che ha già espresso Alfonso. Noi lavoriamo con la SIO e per la SIO. Noi vogliamo che la SIO diventi la casa madre di tutti. Quindi basta iscriversi alla SIO e per chi magari non ha rinnovato la quota, procedere con il rinnovo, automaticamente tutti i contatti saranno girati a noi e inizierà il nostro censimento. Questi sono 12 mesi in cui noi sostanzialmente creeremo il gruppo, formeremo un regolamento e daremo un corpo reale. Continuiamo a risvegliare le coscienze. Questa è un'opportunità che diciamo i soci più grandi di noi della Società Italiana di Otorinolaringoiatria ci hanno dato. È un'opportunità molto importante e non possiamo in qualche modo diciamo fare un passo indietro. Per cui veramente chiediamo a tutti quelli che sono i soci under 40 di in qualche modo unire le nostre forze per poter dare un contributo a questa nostra società. L'approccio è molto significativo perché voi siete la prossima generazione che dovrà gestire la SIO anche al di là della professione, della categoria, quindi complimenti e buon lavoro. Grazie. Grazie.